Ed eccoci di nuovo in diretta con il nostro consueto appuntamento di Zoom Certificates in questo giovedì 26 gennaio, una giornata bella frizzante innanzitutto per i mercati, soprattutto per il nostro indice, il FTSE MIB, che guadagna in questo momento lo 0,89%, come possiamo vedere anche dal nostro grafico. Bene anche gli altri indici europei, soprattutto il CAC 40, la borsa di Parigi, che segue a ruota, più 0,66%. Quindi giornata frizzante per i mercati questo 26 gennaio, ma giornata frizzante anche per il nostro Riccardo Falcolini, perché non solo è ospite di Zoom Certificates, ma è anche il giorno del tuo compleanno, quindi tantissimi auguri Riccardo. Ciao Valentina, grazie mille ovviamente per gli auguri, sempre molto gentili, molto cari. Giornata frizzantissima, insomma siamo carichi noi, il mercato sembra ancora più carico di noi, quindi insomma all'insegna della positività. Della positività, e perché non per tutti in realtà il giorno del compleanno, insomma, viene preso con questa allegria, con questa gioia. Siamo contenti invece, ecco, di vederti così bello allegro, anche perché poi abbiamo una sorpresa per te, visto che questo è un giorno un po' particolare. Ma prima fammi salutare e ringraziare naturalmente anche il nostro secondo ospite, ovvero Stefano Fanton. Ben trovato Stefano, grazie per essere con noi qui a Zoom Certificates. Ah, un piacere essere qui con voi. Bene, bene. Allora iniziamo naturalmente, ecco, la nostra panoramica, cerchiamo di capire un po' l'andamento dei mercati, però prima io ti ho fatto questa promessa, la manteniamo subito, il regalo si scarta immediatamente, ti abbiamo fatto un regalo, Riccardo, in occasione del tuo compleanno, lo possiamo mostrare? Ora lo possiamo, ma vediamo se ti... Vediamo. Eccolo qua, guardalo, una card di auguri, perché ci siamo messi insomma noi della redazione e abbiamo detto andiamo a vedere il 26 di gennaio, oltre naturalmente a Riccardo Falcolini, quali sono gli altri personaggi famosi nati appunto in questa data, e abbiamo trovato veramente, guarda che collage, c'è, cioè, Victor Hugo, grande scrittore francese, Paul Newman, vabbè, non lo so neanche a citare, insomma, vincitore di due Oscar, Van Allen, Eddie Van Allen, uno dei più grandi chitarristi del XX secolo, e poi c'è anche José Mourinho, quindi abbiamo il top degli allenatori e il top degli esperti di certifiche. Assolutamente sì. Grande card, insomma, è sempre bello il compleanno, io lo festeggio come una giornata appunto all'insegna della positività, poi ovviamente se c'è qualcuno di compagnia. Grande, esatto, che mi accompagna, poi ci siete voi, c'è Stefano, insomma, quindi oggi è una combo veramente spumeggiante. Bene. Quindi sono super super contento. Ti abbiamo già fatto la festa, benissimo. Ecco, detta così ti abbiamo già fatto la festa, insomma, forse mi devo preoccupare. Però. No, dai, la sorpresa, ecco, ce la siamo giocata all'inizio e ci fa un sacco piacere. Adesso naturalmente ci spostiamo anche alle questioni un po' più serie, perché ce ne sono e ce ne sono tante, ecco, in questa panoramica di mercato. Io direi, ecco, partiamo dall'opinione, dallo sguardo di Stefano, soprattutto sul grande tema che riguarda i tassi di interesse. Beh, con le banche centrali che sono sempre protagoniste, lo saranno soprattutto la prossima settimana con la doppia riunione di Fed e BCE, con una BCE, parole di Christine Lagarde, che si manterrà particolarmente aggressiva. Ha detto qua l'inflazione deve scendere verso il target che abbiamo da sempre segnalato, quello del 2%, e ci siamo ancora lontani, quindi tassi che saliranno, una Lagarde che non è mai stata A, così aggressiva, e B, così chiara. Che cosa ne pensi, Stefano? Il mercato non sembra poi credere al quadro falco in generale, perché a quello aggressivo, perché vediamo i rendimenti dei BTP, in realtà ad esempio il 2045, che sono sempre sull'ordine del 4,48 in questo momento, 4,50, quindi ben sotto i 5 punti percentuali. Nelle settimane scorse si è rotto il rendimento di 5%, si è andato al 5,60, 5,70 per quanto riguarda il 2045, e noi sappiamo che quando cala il rendimento dei BTP, soprattutto quelli a lunga scadenza, significa ovviamente che i tassi si muovono in maniera contrapposta, e quindi direi che a questo punto sì, il mercato sta dicendo probabilmente nei prezzi saliranno i tassi, ma non tanto quanto nella maniera peggiore ci sarebbe aspettati, per cui anche il rendimento dei BTP ne tiene conto. C'è da dire che l'incremento dei tassi ha degli effetti abbastanza pesanti su alcuni titoli e vantaggiosi su altri. Penso ai titoli molto indebitati come Enel,
ma penso anche a tutto il settore bancario. C'è da dire che la combo interessante è la riduzione dell'incremento atteso dei tassi, che non sarà probabilmente come ci si aspettava così forte, così clamorosa, e le trimestrali che stanno arrivando Sì. un po' ovunque, ben superiore alle aspettative che evidentemente tenevano conto di uno scenario molto più negativo. Ieri c'è stata la trimestrale di Tesla, clamorosa, molto bella, molto interessante, che è uno dei titoli che vale la pena seguire. A febbraio poi ci saranno le nostre banche, tra cui Banca Intesa, che varrà senz'altro la pena seguire anche per la trimestrale, un titolo che sta trainando molto il listino anche oggi, più 1,50, con un mercato più o meno a più 0,9%. Ecco, Stefano, quindi appunto i dati poi delle aziende, quindi insomma l'economia reale più la tua previsione sui tassi, dici, ci restituiscono un quadro tutto sommato abbastanza positivo per questo avvio di 2023. Chiedo naturalmente a Riccardo se è positivo anche l'avvio per quanto riguarda i flussi dei certificates. Sì, Valentina, nettamente positivo dal punto di vista dell'interesse della clientela in termini di flussi e in termini di attenzione. Allora, cosa vediamo? Vediamo un po' una view un po' su quello che è il momento, i flussi visti negli scorsi giorni. Siamo negli ultimi 5 giorni di contrattazione a 53 milioni di euro di turnover sul mercato Sedex, ancora un rialzo rispetto ai 5 giorni precedenti, quindi la settimana precedente, un più 7% sui volumi. Buona parte dei volumi, Valentina, la fanno ovviamente, sono costituiti sempre dai prodotti a leva, il Sì. 47%, ma sempre molta attenzione c'è sui prodotti in investimento. Sui prodotti in investimento, allora, ora c'è una situazione abbastanza particolare, nel senso che chi negli scorsi giorni ha approfittato dell'incremento della volatilità, perché abbiamo visto un VIX comunque salire negli scorsi giorni e ritornare comunque insomma, ridimensionarsi in questi giorni, ha potuto comprare i certificati con dei prezzi più bassi, più vantaggiosi. Quindi, sfruttando questo e sfruttando una potenziale lateralità del mercato, si è visto un po' di ritorno di interesse della clientela. In più ci sono i nuovi autocall, quindi fondamentalmente i prodotti che sono scaduti in anticipo grazie alla salita del mercato, hanno generato ulteriori flussi. Quello che vediamo in linea generale, e l'abbiamo affrontato con Stefano anche durante comunque il webinar che abbiamo tenuto insieme pochi giorni fa, è sicuramente un interesse della clientela variegato su tutte le scadenze, sia dallo short term che sul medio-lungo termine. Quindi vediamo comunque una nuova, un rinnovato atteggiamento risk on della clientela, quindi sicuramente ci aspettiamo qualcosa di buono. Ovviamente sono tanti i driver che tengono Chiaro. al momento banco ancora sui mercati, cioè come diceva Stefano, ovviamente parlavamo dei tassi di interesse, Certo. l'inflazione, la guerra che comunque Chiaro. non si sa come andrà, però sicuramente comunque c'è forse in questa situazione che sembra un po' cristallizzata, perché ormai va avanti da Da tempo, tempo, sì. una voglia della clientela di muoversi nuovamente sulla parte di strumenti finanziari. Forse anche perché appunto è cambiato un attimo il nostro orizzonte, diciamo che questo pessimismo soprattutto che ci aveva colto, diciamo nel mese di ottobre fondamentalmente, ottobre e novembre sono stati mesi particolarmente critici, invece uno spiraglio di luce, ecco, con il nuovo anno sembra aprirsi, speriamo naturalmente che le nostre impressioni poi siano confermate dai fatti. Ecco, questa diciamo è la nostra panoramica di mercato, naturalmente adesso dobbiamo poi andare nello specifico, nella parte più operativa. Allora, subito dopo la nostra breve intersigla, andiamo a vedere quali saranno i certificati della settimana. Allora, i certificati della settimana, visto che oggi è una giornata un po' particolare per te, Riccardo, ti lasciamo un attimo riposare e festeggiare poco. Pochissimo. Facciamo così, apriamo ecco, questa parentesi con Stefano e analizziamo ecco, i suoi prodotti e poi vediamo insomma, di approfondire il discorso. Stefano, proprio ecco, partiamo da un vecchio prodotto in realtà che è un bonus cap su Telecom e poi vediamo anche delle nuove emissioni che possono sostituirlo o integrarlo naturalmente a 6 e 12 mesi. Ma partiamo dal prodotto originale. A te la parola.
Allora, su Telecom c'è un discorso che con Riccardo abbiamo portato avanti da diversi mesi, perché quando abbiamo cominciato a vedere questo prodotto, il DE000HB9YNA3, noi avevamo un prodotto che si comprava addirittura sotto i 90 quando l'abbiamo segnalato la prima volta. Nel frattempo il titolo Telecom è salito, non in maniera clamorosa perché comunque è a 0,25, ma direi che il tempo ha consumato la vita residua di questo prodotto, che appunto da 90 è passato a 126 in questo momento. È un prodotto ancora adesso che può essere interessante, ma non è così ovviamente aggressivo. La particolarità è di avere una barriera molto profonda, 54 punti percentuali su Telecom, la barriera è 0,1182. Le vicende di Telecom sono noti a tutti, si sta aspettando appunto una soluzione su Telecom, che delle volte si ipotizza un'OPA, un'acquisizione, uno smembramento dell'azienda, sono tutte ipotesi nel tavolo, ma questo naturalmente crea un focus di interesse sul titolo. Questo prodotto al momento rende un 7% di bonus, che è un 11,42 su base annua, non è più un rendimento clamoroso. Quando l'abbiamo presentato la prima volta era oltre il 50% di rendimento, è stata una bella scommessa. Segnalo i due diciamo prodotti che vanno a integrare con logiche diverse l'operazione su Telecom, che è vista comunque in un'ottica laterale rialzista a scadenza, quindi non c'è una view ribassista clamorosa sul titolo. Sono tutti prodotti che hanno barriere molto profonde, e quindi due nuove emissioni di Unicredit particolarmente interessanti in caso di storno del mercato. Passo con la prima, sì? La meno redditizia, che è DE000HC2V5X9. Questo è un prodotto che si compra a 109,10, in questo momento è una nuova emissione. Lo stiamo mostrando anche in grafica, sottolineando il codice ISIN, prego. Questo è un prodotto che è un po' avaro come tempo, perché scade il 15 giugno 2023, quindi abbiamo 5 mesi di vita, 4 mesi e mezzo di vita del prodotto, una barriera 0,1280, quindi molto profondo. Il rendimento non è particolarmente interessante, perché è un 4%, però se lo annualizziamo fa un 11% su base annua, con una barriera di oltre il 50% e pochi mesi di vita. Questo è un prodotto molto interessante in caso di storno del mercato. Il titolo dovesse scendere un pochino, si aprirebbero i parametri e ovviamente passerebbe anche del tempo, che renderebbe questo certificato sempre più interessante per un parcheggio di liquidità di breve periodo. Però ecco, questo è proprio un caso interessante, ma non interessantissimo, proprio perché si è già consumato un bel rialzo di 9 punti addirittura del prodotto, che quota 109 rispetto al 100 iniziale. Ben più interessante invece è lo stesso prodotto con scadenza più lunga. Perfetto. DE000HC2V5Y7. Sì. Allora, qui le caratteristiche sono identiche, perché è un prodotto che ha la stessa barriera, quindi ce l'ha 0,1280, ma ha una scadenza di 6 mesi maggiore, quindi 14-12-2023, qui il bonus è a 134, i numeri sono più interessanti, perché abbiamo una barriera al 50%, ma un rendimento che è del 17%, quindi circa un 19%, quasi un 20% annualizzato, perché ovviamente questo prodotto dura meno di un anno come vita residua, quindi è un prodotto interessante. Ma soprattutto quello che abbiamo visto prima, che sarà abbastanza sensibile alle variazioni di prezzo, qualora dovesse perdere anche parecchio il titolo Telecom, potrebbe essere interessante in caso di appunto storno di 10-15 punti percentuali del titolo nelle prossime settimane. Noi facciamo dei scenari ovviamente ipotetici, teorici. Preferirei che Telecom non scendesse, ma se dovesse scendere si aprirebbe comunque un'interessante finestra operativa sul prodotto visto prima, perché avremo una barriera ancora con 30-35 punti percentuali e comunque una redditività che diventerebbe poi esplosiva rispetto a quella attuale. E questo è il quadro su Telecom. Ecco, Riccardo, anche un tuo commento naturalmente insomma su il prodotto originale. Poi abbiamo visto insomma le nuove emissioni a 6-12 mesi, l'avete scelto insieme, quindi è un qualcosa che attira particolarmente l'attenzione. Beh, allora, sicuramente sono tre prodotti molto molto interessanti, nel senso che fanno capire anche come si evolve un certificato, sì? Soprattutto questa tipologia di struttura
all'andamento del sottostante. Sono molto reattivi, soprattutto appunto questa struttura in particolare, alla salita del sottostante man mano che passa il tempo, perché appunto il prodotto in questione risente di due elementi principalmente, quindi il time decay, quindi la scadenza temporale man mano che ci si avvicina alla scadenza, e l'andamento del sottostante e ovviamente il posizionamento rispetto alla barriera. Il primo che ha mostrato Stefano, allora, se passiamo partendo dalle ultime emissioni, si può vedere come tipo il V5X9 è stato emesso a dicembre 2022, eccolo qua, sì. Scade a giugno 2023, questo pagherebbe un bonus a 113,50, quindi l'importo massimo di rimborso, ma quota già 109. Cosa significa questo? Significa che chi magari l'ha comprato a dicembre ha sfruttato quello che sono le news su Telecom Italia, quindi la situazione di Vivendi e quant'altro, per fare un trade anche abbastanza veloce. Cioè questi prodotti non necessariamente devono essere portati a scadenza, ma possono essere utilizzati anche per un trading e una gestione dinamico. Quindi questo si è apprezzato già molto, quindi un 9% rispetto al prezzo di emissione. Sì. Se prendiamo in considerazione il prodotto speculare, quindi sempre il emesso... 12 mesi. Esatto, il 12 mesi, vediamo come già quota 114,30. Sì. Su un ammontare massimo di 134, ecco, qui vedi c'è ancora un po' di spazio, insomma, per poterlo lasciare andare. L'effetto tempo non si è completamente consumato, perché mancano diversi mesi, certo. Mancano 11 mesi alla scadenza, però se la situazione dovesse rimanere tale, e ovviamente le news su Telecom dovessero rimanere tali, vedremo con il passare del tempo come appunto questo prodotto andrà ad apprezzarsi. Qual è l'utilizzo di questi prodotti che mostra Stefano? L'utilizzo è fondamentalmente un'alternativa allo stocks diretto, quindi anziché andare direttamente sull'azione, certo. Si può comprare un prodotto di questo tipo. Perché? Perché è ugualmente reattivo, ok? Quindi non è reattivo nella misura di 1 a 1, ok? Ovviamente dall'andamento dell'azione, ma ti offre una protezione. Sappiamo che Telecom, salvo ovviamente questo momento di particolare forza nell'ultimo periodo, ha sofferto di una grande debolezza, quindi un trend fortemente negativo. Mm-hmm. Prodotti come i bonus cap o come i certificati permettono comunque di proteggere il capitale anche in caso di ribasso appunto del sottostante fino ai limiti della barriera. Quindi può essere un'alternativa di investimento dove l'investitore, anziché comprare direttamente l'azione, esatto, che può avere una debolezza, prende un prodotto di questo tipo, una protezione, esatto, maggiore, esatto, attraverso il certificato. Esattamente, chiarissimo, chiarissimo. Esattamente. Ecco, passiamo da un colosso all'altro, cioè da Telecom a Tesla, e l'abbiamo citato prima, insomma, trimestrali positive per l'azienda di Elon Musk. Vi chiedo innanzitutto, lo chiedo a Stefano, se c'è una correlazione, ecco, tra appunto il risultato delle trimestrali e la scelta di questo prodotto. In realtà abbiamo puntato su questo prodotto con Riccardo, l'ho fatto vedere prima che uscissero le trimestrali, nel senso che la scommessa era proprio sulle trimestrali. Tesla sta comunque battendo le aspettative degli analisti quadrimestre, per cui diventa sempre più interessante andare ad osservare l'andamento di Tesla. E qui abbiamo un quarto trimestre che, a parole della ditta, ha segnato il fatturato, il reddito operativo, il reddito netto più elevati della storia dell'azienda. E qui siamo a un utile finalmente di 1,19 euro per azione, che era una cosa impensabile fino a un anno e mezzo fa, quando addirittura la società assorbiva risorse. Quindi qui c'è un aumento del 33% del fatturato, una società che finalmente comincia a macinare utile, una cassa, uno stock di denaro che è estremamente elevato, perché abbiamo 22,2 miliardi di dollari di liquidità nel titolo, quindi una serie di numeri che cominciano a essere interessanti. Ma perché sono interessanti? Perché il titolo Tesla ha avuto un tracollo delle quotazioni, cioè da inizio anno perde circa, in un anno diciamo ha perso circa il 50-55%, è sceso moltissimo, ha avuto una bella ribasso, ha diciamo calmierato gli eccessi, è arrivato oltre $300 per azione e insomma ha trovato una base, un rimbalzo. Quindi
trovare un prodotto con un titolo che ha comunque dei dati graditi dal mercato può essere interessante in un'ottica sempre di differenziazione del portafoglio. Ovviamente certo. I trader più attenti e che amano il rischio prendono le posizioni prima del rilascio dei dati. E noi la trasmissione l'abbiamo fatta oggi, i dati sono stati rilasciati pochissimo tempo fa, ma insomma evidentemente è un prodotto ancora valido e andremo oggi poi a vedere come si comporterà Tesla, ma dovrebbe aprire molto frizzante, molto positiva. Quindi andiamo con il bonus cap, è un DE000HC2V5T7, è un tipo quanto, cioè è un certificato che non risente del cambio euro-dollaro ovviamente, sì. Compra 111,45, quali sono i numeri? Questo è un prodotto abbastanza interessante perché è comunque una nuova emissione di Unicredit. Qui la barriera è a 75,21, quindi la barriera è profonda, siamo a 51 punti percentuali, il rendimento potenziale del bonus in questo momento è il 10,60, annualizzato è quasi il 17%, perché questo prodotto scade il 14 settembre 2023, sì. Quindi abbiamo ancora due trimestrali da, diciamo, da affrontare con questo prodotto, insomma, però è abbastanza interessante come prodotto. Certo, il precedente webinar, quando l'abbiamo presentato, aveva dei numeri ancora più interessanti, un rendimento potenziale dell'ordine del 25%, ma comunque rimane un prodotto molto interessante per differenziare un prodotto, perché qui siamo in un mercato comunque che è in piena fase di rimbalzo e quindi noi non sappiamo se ci sarà uno storno anche importante, un proseguo della tendenza, quindi inserire nuovi certificati in un portafoglio deve essere orientato più alla prudenza che all'aggressività in questo momento, quindi barriere profonde in questo momento sono le più indicate. Benissimo, ecco, e tra l'altro stavo pensando, l'avevamo dato un po', non dico per morto Elon Musk, perché non muore mai un colosso del genere, ma comunque in difficoltà, ecco, nel 2022, invece anche per lui, insomma, questo 2023 si apre in maniera frizzante. È vero, ha detto Stefano, ci sono altri due trimestrali prima della scadenza del prodotto, che è il 14 di settembre, però sembra, ecco, che anche qui il trend, insomma, sia positivo per lui. Riccardo, ecco, vuoi aggiungere qualcosa o di commento, o se ci vuoi presentare tu un prodotto a sorpresa? Sì. Non lo so, ormai è la giornata questa delle sorprese, vediamo no. Che cosa allora, ci aspetta. Commento sicuramente molto bello. Sì, Stefano, diciamo, ha questa dote di andare a scovare nel mondo del mare di certificati delle chicche o delle piccole bombette, diciamo, che sono molto molto interessanti. Ovviamente Stefano è comunque un trader esperto, formatore, attivo sul mercato da tanto tempo. Il consiglio è sempre quello di maneggiare con cautela i prodotti, perché ovviamente noi parliamo di potenzialità, ma ovviamente ci sono tanti rischi che devono essere valutati nel momento in cui si sceglie un prodotto finanziario, qualunque esso sia. Quindi attenzione non solo alla parte dei rendimenti, ma anche e soprattutto alla parte dei rischi, perché comunque ci sono i capitali che devono essere preservati, quindi l'obiettivo è fondamentalmente preservare il capitale e comunque guadagnarci. Certo. Io, Valentina, prendendo spunto dalla selezione di Stefano, non avevo fatto i compiti ovviamente, oggi... Oggi sei scusato, diciamo oggi sono scusato. Però non ho fatto i compiti, no. Sì, non ho fatto i compiti, il però è questo. Stamattina Stefano mi ha mandato la lista dei sottostanti, la lista dei prodotti, e allora ho voluto collegare una nuovissima emissione. Ti do l'ISIN, dato così ne parliamo... Aspetta, lo devo ritrovare anch'io, vediamo un attimo. Allora, intanto ti parlo di una nuovissima novità. Mi è andato giù il sito, quindi lo riapro. Ecco, sì, sì, con calma. Sì, ci siamo. Allora, Valentina, noi abbiamo emesso proprio con partenza oggi sul mercato, quindi nuovissimi, sì? Una serie di prodotti a leva, okay. I cosiddetti turbo, okay. Su stocks americane. Allora, noi come Unicredit non avevamo mai strutturato su prodotti a leva, come i turbo, su stocks americane. Allora, ti do il codice ISIN, sì. Così ne analizziamo le caratteristiche molto velocemente. Allora, posso? Certo. D è solito 000 000 HC HC 3 J R T di Torino 7. Ok. Eccolo qua, vediamolo. Eccolo qua.
Allora, è un turbo open-end, Valentina. Sì. Quindi cosa significa? È un Esatto. prodotto, quindi analizziamo le caratteristiche. Open-end, a differenza dei prodotti visti prima, non presenta una scadenza. È un turbo, quindi vuol dire che va a levereggiare, come tutti i prodotti turbo, su quello che è l'andamento del sottostante. Sottostante Tesla, quali sono le caratteristiche? Prevede al momento una barriera posta a $115. Al momento Tesla, chiusura di ieri, quota intorno ai $155, quindi abbiamo una distanza alla barriera di quasi il 26% ed un effetto leva di 3,70 volte. Quindi, fondamentalmente, qual è il significato e l'utilizzo di questo prodotto? Chi si aspetta un potenziale rialzo ulteriore dell'azione Tesla, sì, può beneficiare o può utilizzare questi strumenti che vanno a levereggiare, quindi ad amplificare quelle che sono le performance del sottostante, e scegliendo un prodotto, diciamo, tra virgolette, più cauto come questo, perché presenta una barriera abbastanza profonda del 26%, potrebbe anche essere in grado di attenuare un potenziale ritracciamento dell'azione. Quindi, diciamo, chi è un po' più, chi ha un cuore un po' più impavido e è un po' più amante del rischio, ovviamente utilizzando un prodotto di questo tipo potrebbe beneficiare di un ulteriore trend positivo dell'azione. Perfetto, quindi insomma, solo per brave heart, per cuori impavidi questo, questo prodotto. Sì, diciamo che c'è un rischio di, ovviamente essendo un prodotto a leva, l'abbiamo detto tante volte, ecco, c'è un margine un pochino sì. Superiore, però insomma, ecco, anche questo un prodotto che dà delle possibilità interessanti, esatto. Interessanti. Bene, allora io direi abbiamo chiuso insomma la presentazione dei prodotti di questa settimana. Manca però l'ultima parte, che è quella della formazione. Voi avete accennato al webinar sì. che avete appena fatto insieme. Ecco, ci sono poi dei nuovi momenti di formazione che sono previsti da qui alla chiusura, insomma, del primo mese sì. dell'anno. Sì, assolutamente sì. Allora, l'ultimo evento di formazione lo abbiamo il 31 di gennaio sì. 2023 in compagnia di Luca Stellato. Poi riprendiamo a bomba subito dal 2 di febbraio, quindi stop solo di un giorno, con Nicola Para. Stefano Fanton ancora il 9 di febbraio, il 14 di febbraio, lo ricordo, ci sarà la seconda puntata, tra virgolette, sì. della nostra formazione alto livello, che è un evento fisico che noi, insomma, abbiamo riorganizzato dopo 2 anni in torre da noi, quindi chi è su Milano o chi vuol venire da certo. noi, insomma, potrà iscriversi, è un evento un gratuito. Giorno, tra l'altro è il giorno di San Valentino, esatto. quindi insomma, se lo volete trascorrere in torre a Unicredit con Riccardo Falcolini, è un'alternativa. Magari io l'ho ribattezzato così, per i certificate lovers. Lover, bellissimo. Quindi insomma, è un'alternativa. Un'alternativa, ecco. Cioè, magari un pacchetto per una coppia. Esatto. Che vuole giro su Milano, visita in torre. Visita in torre, esatto. E un attimo di formazione anche su certificates, che magari poi, ecco, qualcosa se ne ricava e magari un bel regalo, una cena in più. Sai cosa? Diciamo così. Sì. Chi prende poi un prodotto che magari paga le cedole può utilizzare queste cedole per pagare, insomma, il regalino al compagno o alla compagna. Certo, diamo questa alternativa. Va bene, va bene. Bene, Stefano, ecco, un'ultima battuta anche a te in chiusura. Senz'altro è molto interessante, il nome è veramente bello, piacerebbe anche a me essere il 14 febbraio, quindi speriamo. Beh, di tu sei un certificate lovers, quindi no, sicuramente ti accettano alla follia, alla follia. Un amore senza confini, va bene, sì. Va benissimo. Allora io vi ringrazio naturalmente, ringrazio in collegamento il nostro Stefano Fanton, ringrazio il nostro Riccardo Falcolini, ti lascio la tua attività principale di oggi, cioè rispondere alla valanga di messaggi che ti stanno arrivando, cioè un telefono che si sta infiammando praticamente. Quindi... Devo dire la verità, sì. sì, ed è bellissimo, infatti ringrazio sì. intanto Stefano per la gentilezza e ringrazio te per l'ospitalità come sempre, la regia per la grande grafica, e ringrazio, dai, lo faccio così, mi rubo questo spazio, e ringrazio tutti per gli auguri perché è sempre bellissimo. Ma hai fatto bene, hai fatto bene, questo è anche il tuo spazio, quindi insomma ci mancherebbe. Allora ancora tanti auguri al nostro Riccardo Falcolini, naturalmente io vi ricordo che questa puntata un po' speciale di Zoom Certificates la potete rivedere sul nostro sito e sul nostro canale YouTube. Appuntamento allora al mese di febbraio con tantissime altre novità, grazie ancora ai nostri ospiti.
Eccoci, abbiamo salutato e quindi ecco, si chiude così questo appuntamento con i certificati di investimento, ma non la programmazione di Le Fonti che continua. E allora, dopo la pausa pubblicitaria, mi raccomando, restate sempre in onda con noi.